La compattazione dell'orario scolastico è una di quelle idee che ti sorprende. Apparentemente legata solo a una diversa distribuzione dell'orario, in realtà rivoluziona la scuola a 360 gradi. In che cosa consiste? Significa distribuire il monte ore di una determinata disciplina in modo non omogeneo nel corso dell'anno. Ad esempio, posso decidere di fare matematica soltanto nel primo quadrimestre. Questa è la compattazione totale. Oppure posso decidere di fare 2/3 del monte ore di matematica nel primo quadrimestre e 1/3 nel secondo quadrimestre. Questa è la cosiddetta compattazione parziale o asimmetrica. A che cosa serve? Ad esempio, avendo meno materie da studiare contemporaneamente, gli studenti possono approfondire di più i contenuti e il loro studio è meno schizofrenico. Trascorrere più tempo all'interno della classe consente ai docenti di poter conoscere meglio i propri studenti e di poter intervenire in modo tempestivo quando ci sono difficoltà. Inoltre, più tempo a disposizione permette di sperimentare metodologie didattiche innovative e che consentono una maggiore partecipazione, come ad esempio la flipped classroom, il debate o la costruzione di contenuti digitali didattici o libri di testo con gli studenti. Questi sono alcuni dei vantaggi, ma ce ne sono anche molti altri che potete trovare all'interno delle linee guida adottando l'idea.